Professore, molti Novax sappiamo tutti, insomma, quali sono le loro teorie, però per i comuni mortali, cioè per coloro che comunque si sono vaccinati, hanno scelto di vaccinarsi sia in maniera convinta che in maniera meno convinta, le chiedo, ma dentro un vaccino cosa c'è? Allora, noi per Covid-19 abbiamo attualmente tre tipologie di vaccini disponibili. Il primo è quello a mRNA, il secondo è quello a vettore virale e il terzo, che tra poco verrà commercializzato in Europa e in Italia, è quello che si definisce il vaccino Novavax a DNA ricombinante. Allora, per ordine. L'mRNA che viene introdotto e che ci dà la possibilità, una volta che l'mRNA viene codificata dai nostri ribosomi, ci dà la possibilità di venire incontro alla proteina poi codificata dalla cellula umana, questa proteina, che è una proteina spike o determinata di genesi dello spike di SARS-CoV-2, poi interagisce con il nostro sistema immune. Ora, l'mRNA non dà né fenomeni allergici né altri tipi di fenomeni, perché l'mRNA, una volta captato all'interno della cellula, passa nel nostro reticolo endoplasmico rugoso, quindi nei ribosomi. I ribosomi, come dicevo prima, lo decodificano e formano praticamente queste proteine. Dopodiché l'mRNA viene distrutto. Quindi l'mRNA non si può depositare né, tantomeno, non essendo noi retrovirus, ma essendo Homo sapiens sapiens, non abbiamo la retrotrascrittasi inversa, quindi non potremmo far diventare questo mRNA DNA e farlo integrare nelle nostre cellule. Punto. L'RNA è però un acido nucleico molto labile, ecco perché deve essere introdotto con uno stratagemma. Lo stratagemma è l'utilizzo di nanoparticelle di sostanze lipidiche o comunque sostanze evidentemente sintetiche, che l'unico problema serio che possono dare nei soggetti evidentemente allergici è appunto una sintomatologia di anafilassi di vario grado, e queste sono cose che sappiamo. Tutte le altre cose che ci dicono che l'mRNA oppure queste nanoparticelle vanno a condensarsi, che ne so, nelle gonadi e quindi danno sterilità, oppure nel cervello daranno problemi di demenza o altro in futuro, o nel nostro midollo osseo dando problemi di leucemia e linfoma, sono tutte stupidaggini. Secondo gruppo di vaccini, vaccino a vettore virale. Allora, i primi vaccini sintetizzati sono stati quelli, come tutti quanti noi sappiamo, che hanno utilizzato uno stratagemma, quindi una specie di cavallo di Troia per far entrare una porzione di virus all'interno, diciamo, sintetizzato a livello delle nostre cellule, e quindi hanno utilizzato dei vettori virali, adenovirus di scimmie antropomorfe, quindi abbastanza simili alla nostra specie, ma che non danno né vivi né morti interazione particolare, in quanto non possono aggredire le nostre cellule. Quando si è fatta la sperimentazione e si è poi cominciato a vaccinare una grande moltitudine di soggetti, ovviamente non si conoscevano quelle che potevano essere delle situazioni, diciamo, di rischio, che poi sarebbe quella che è stata denominata sindrome VIT, cioè in pratica questi adenovirus in soggetti particolari possono dare, che sono solitamente donne in età fertile con trombocitopenia o comunque con patologie particolari e che magari fanno pure la pillola, possono in pratica instaurare un processo di tipo trombofilico con la formazione purtroppo di CID, quindi di coagulazione intravasale del seminale, e questo abbiamo visto che purtroppo capita in questo setting di soggetti, mi sembra un caso ogni 300.000 vaccinati. Anche diciamo, in questo caso però non possiamo né dobbiamo temere per degli effetti a distanza. Terzo vaccino che tra poco verrà commercializzato è quello che secondo me è quello che in futuro, diciamo, stravolgerà un attimo quella che è la strategia vaccinale nei confronti di SARS-CoV-2, e sarebbe questo vaccino a DNA ricombinante che è prodotto al momento da una ditta americana che si chiama Novavax, però so che c'è anche una piccola realtà italiana che sta
studiando un vaccino di questo tipo che probabilmente lo commercializzerà, se ho capito bene, all'inizio del 2022. Allora, che cos'è? È un vaccino molto convenzionale. La proteina di porzione di spike viene ricombinata da cellule batteriche e quindi che ne producono al loro interno una quantità industriale. Queste proteine vengono prese, purificate e per essere utili a scopi vaccinali vengono adese, piccola proteina, su una porzione, si chiama proteina M, che è un adiuvante che spesso si utilizza nei vaccini per aumentare la capacità immunogena del vaccino stesso. È un vaccino molto convenzionale, tipo ad esempio quello anti-influenzale. Quindi dovrebbe dare minori effetti collaterali, certamente anche qui ci possono essere degli eccipienti che possono dare allergie nei soggetti predisposti, ma la bontà di questo vaccino è che dovrebbe dare minori effetti collaterali degli altri e pare che addirittura riesca a sterilizzare le altre vie respiratorie. Quindi in pratica un soggetto che si fa questo vaccino probabilmente non andrà incontro ad infezione o a piccola malattia. Ha un potere immunogeno quasi simile a quello mRNA, quindi la prospettiva è buona, perché probabilmente con questo tipo di vaccino forse riusciremo a convincere anche gli scettici, fin tanto che la vaccinazione ovviamente non verrà resa obbligatoria. Secondo lei diventerà obbligatoria la vaccinazione? Secondo me in un lasso di tempo di qualche mese diventerà obbligatoria, perché ci troviamo in una fase di pandemia e quindi secondo me gli uomini e le donne della nostra generazione non hanno mai avuto a che fare nel mondo con una situazione del genere. Sicuramente parliamo ovviamente di soggetti che vivono nel mondo occidentale, ma in generale una pandemia di questo tipo non si è mai vista. Quella precedente era stata la spagnola tra il 1917 e 1921, ma forse ci sarà qualche ultracentenario nato in quegli anni, che però era talmente piccolo da non ricordare questo tipo di problematica importante, che diede tra l'altro un numero stimato di morti pari a 55 milioni in tutto il mondo. Ora, secondo me, così come sono state rese obbligatorie tutte le altre vaccinazioni che noi facciamo fare ai nostri figli senza battere ciglio dai 3 mesi in su, probabilmente si farà. E la cosa che io vado ripetendo da tanto è che dovrà essere però effettuata una vaccinazione a tutti gli esseri umani, 7,5 miliardi e mezzo, scusate, di soggetti nel mondo, perché se voi ci fate caso le varianti nascono, si sviluppano proprio in queste zone, perché ci sono degli immunodepressi AIDS o comunque con l'HIV che possono mantenere all'interno del loro organismo per mesi, mesi e mesi il virus, che quindi o si modifica per proprio conto all'interno di questo organismo, come ad esempio pare che sia successo nella nuova variante sudafricana, va incontro a tante altre piccole infezioni da SARS-CoV-2, ceppi diversi che si riassortiscono generando poi un virus nuovo come per la Delta, l'ex indiana. Per concludere, il 13 si riapriranno, almeno così sembra, le scuole. Lei è ottimista in tal senso? Allora, sono ottimista perché? Perché ho letto che tutti i bambini più o meno piccoli, diciamo così, gli studenti, alunni, dovranno indossare la mascherina. Ora, se tutti indossiamo la mascherina, anche quella chirurgica, non facciamo assolutamente circolare il virus. Perché? Perché se io ho l'infezione in atto, anche con la banale mascherina chirurgica, io non riesco a trasmettere le goccioline del flugo e quindi ad infettare. Quindi spero che la scuola non sia la sede ideale di nuovo per lo sviluppo di nuovi focolai. Mi auguro che in un periodo più o meno breve possano tutti quanti essere vaccinati, anche i soggetti al di sotto dei 12 anni.